Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Claudia, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi vedere come realizzare questo portamonete appunto rococò impreziosito con queste perle bianche. Il click-clack che ho scelto ha un'apertura di 8 cm ed è decorato appunto con queste perle bianche, era già fatto così, non l'ho modificato io. E sono andata poi a realizzare appunto il portamonete. Ho realizzato anche la borsa uguale che potete vedere nella foto, diciamo, di copertina del video tutorial, è esattamente con lo stesso identico punto, solo che ho fatto un fondo più largo, più lungo e più stretto, e poi la borsa adeguata al click clack appunto che avevo e tutto quanto. Per il punto è lo stesso, quindi anche con questo video tutorial siete in grado di realizzare anche voi la borsa coordinata. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti, io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video. Buon lavoro uncinettoso, mandatemi le foto e ricordatevi che tutto il materiale lo potete trovare sul sito www.merceriamare.it. Quello che ci occorre per realizzare questo nuovo progetto insieme è del cotone. Io utilizzo questo, dell'Anchor Style, nel numero 4, sono gomitoli da 50 grammi e ho scelto questo color tortora, marroncino. Delle perle bianche dal foro abbastanza grande perché deve passare nel filo, vedete, io qui le ho già infilate. Un click-clack, io ho scelto questo con le perlone grosse in cima perché richiamava le perle con cui andremo a lavorare, ed ha un'apertura di 8 cm e un uncinetto 2,5 con cui andremo a lavorare tutto questo progetto. Come primissima cosa dovete prendere un ago e con quello aiutarvi a infilare nel vostro filo, nel vostro gomitolo, quindi tutto attaccato qui al gomitolo, una sessantina di perline. Io indicativamente ne ho infilate questa quantità, poi vediamo se magari ne avanziamo o se ne servono di più, vi faccio vedere come infilarle, ma dovrebbero appunto bastarci. Quindi questo è quanto. Prima di iniziare a lavorare dovete inserire all'interno del filo attaccato al vostro gomitolo queste perle, poi prendiamo le perle, scorrono, le facciamo scorrere così nel gomitolo, vedete, le facciamo andare giù e io mi prendo la parte di filo che devo andare a lavorare. Facciamo il nodo di inizio in questo modo e iniziamo a lavorare avviando 4 catenelle che andiamo a chiudere a cerchio con una maglia bassissima. In questo modo. All'interno del nostro cerchio andiamo a realizzare 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e una 6. E chiudiamo e raccordiamo con l'ultima facendo una maglia bassissima in questo modo. Nel secondo giro andiamo a realizzare 2 maglie basse per ogni punto, quindi ne avremo un totale di 12. La stessa cosa la ripetiamo per il giro seguente, ovvero per ogni maglia sottostante andiamo a fare un aumento, quindi ancora una volta aumentiamo ogni punto sottostante. Nei prossimi 2 giri a venire, cioè questo qua che iniziamo e quello dopo, andiamo ad aumentare ogni non più ogni maglia ma ogni 2, quindi faccio una maglia normale, una maglia bassa normale in un punto senza aumentare, mi sposto nel successivo e qui vado a fare l'aumento, quindi lavoro 2 maglie assieme, poi lavoro di nuovo un punto basso senza aumenti e di nuovo un altro con gli aumenti. Quindi aumentiamo un punto sì e un punto no, così per tutto questo giro e tutto il successivo.
A questo punto, di nuovo per altri due giri, andiamo ad aumentare però stavolta ogni 3 punti, ovvero facciamo due maglie basse normali senza aumenti e solo nel terzo punto, ovvero qui, andiamo ad aumentare. In questo modo, vedete che io ho sempre le perline qua che poi faccio scorrere e le mando sempre in fondo, fino a quando non ci serviranno. Adesso di nuovo facciamo due punti senza aumenti e nel terzo aumentiamo. E proseguiamo così per tutto questo giro e per tutto il successivo. Guardate, ci siamo quasi. Adesso per altri due giri di nuovo andiamo ad aumentare, ma stavolta ogni 3 maglie, quindi ogni 4. Nella quarta aumentiamo, facciamo 3 maglie basse senza aumenti in questo modo e nella quarta andiamo invece a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto in questo modo. Adesso di nuovo andiamo a lavorare 3 maglie basse senza aumenti, quindi 1, 2 e 3 e nella quarta aumentiamo. Così per tutto questo giro e per tutto il successivo. Guardate, questa è la dimensione che ho e questo è il mio clic-clac. Come potete vedere mancano ancora un po' di giri perché il fondo deve essere pari, se non addirittura un pelino più largo del nostro clic-clac. Quindi adesso proseguiamo a lavorare senza più aumenti, girando solo attorno con la maglia bassa fino a quando non abbiamo ottenuto il fondo della misura che ci serve. Quindi come minimo ci serviranno ancora 2-3 giri. Senza più aumenti, semplicemente un punto basso per ogni punto, girando in cerchio. Una volta arrivati a questo punto, vedete che abbiamo ottenuto una base che è larga quanto il nostro clic-clac e se lo apriamo combacia perfettamente. Vedete? In questo modo. Quindi adesso andiamo a realizzare due giri ancora di maglia bassa che saranno i nostri primi due giri, diciamo, del borsellino e non più del fondo. Non preoccupatevi se vi chiude un po' perché tanto dovrà chiudersi, quindi assolutamente non è un problema. Quindi continuiamo a realizzare due giri di maglia bassa e dopo inizieremo la lavorazione vera e propria con le perline. Una volta realizzati questi due giri, entriamo nel vivo della lavorazione dove andremo ad utilizzare le perle. Come? Andiamo ad avvolgere il filo attorno al nostro uncinetto per 10 volte. Quindi 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. In questo modo. Dopodiché saltiamo 3 maglie, 1, 2 e 3 e andiamo a puntare nella quarta. In questo modo così. E dopo prendiamo il filo e lo facciamo passare con molta pazienza all'interno di tutte le nostre asoline. In questo modo. Vedete che si forma questo piccolo rotolino. Dopodiché andiamo a tirar su una delle perle che avevamo infilato prima, la tiriamo su così in questo modo, prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere facendo una maglia bassissima. Dopodiché dobbiamo andare a realizzare delle maglie alte nelle maglie che abbiamo saltato prima, quindi filo sull'uncinetto e andiamo a puntare da dietro nella prima maglia che avevamo saltato e lavoriamo una maglia alta. Dopodiché, sempre puntando da dietro, andiamo a lavorare la seconda maglia che avevamo saltato e ancora andiamo a lavorare la terza maglia che avevamo saltato. L'ultima maglia alta la andiamo a fare nel quarto punto dove invece prima avevamo puntato, quindi facciamo 3 maglie alte più una e vedete che abbiamo inserito la nostra prima perla
Rifacciamo lo stesso procedimento. Andiamo ad avvolgere 10 volte il filo sull'uncinetto, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. In questo modo saltiamo 3 punti, 1, 2, 3, andiamo a puntare nel quarto e facciamo passare il filo e il nostro uncinetto attraverso tutte le nostre maglie con molta pazienza. Ecco qua, ad esempio, non l'ho fatto passare dentro tutte. Questa è, diciamo, la parte più difficile, bisogna un attimo non avvolgere il filo senza tirare troppo perché sennò diventa difficile fare passare l'uncinetto. E bisogna un attimo capire la tecnica perché non è così semplice, non è così scontata. Io ruoto l'uncinetto in questo modo all'interno cercando di farlo uscire. Ok, me ne è rimasta solo una. Voilà, in questo modo. Dopodiché tiriamo di nuovo su una perla. Prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare in questo modo per fissarla. Dopodiché andiamo a lavorare le maglie alte dei punti qua che abbiamo saltato, però puntando da dietro. Quindi in questo modo, vedete? Punto da dietro e vado a lavorare la mia prima maglia alta. Tiriamo giù la perla e di nuovo vado a lavorare la mia seconda maglia alta, sempre puntando da dietro la perla. Vedete, prendo il filo e vado a lavorare la terza. In questo modo e l'ultima vado all'ultima maglia alta, vado a lavorarla nella maglia dove invece avevo puntato, ovvero nella mia quarta. In questo modo e abbiamo fissato le nostre prime due perle e abbiamo fatto i nostri primi due punti rococò. Adesso proseguiamo così per tutto questo giro, ovvero sempre avvolgiamo il filo 10 volte. Dopodiché saltiamo 3 maglie, 1, 2, 3, puntiamo nella quarta e andiamo a chiudere tutto il nostro rotolino facendo passare l'uncinetto all'interno. In questo modo tiriamo su una perla, la fissiamo in questo modo. E andiamo a pescare da dietro le maglie che abbiamo saltato, quindi in questo modo da dietro, e andiamo a realizzare 3 maglie alte più una. Quindi 2, sempre puntando da dietro 3 e l'ultima, la mia quarta nel punto dove avevo puntato prima. E così via per tutto questo giro. Una volta realizzato tutto questo giro di con le perline, vedete? Giro rococò con questo punto. Adesso nel giro seguente andremo a realizzare delle maglie basse, una per ogni maglia alta che abbiamo realizzato prima. Quindi se tiriamo giù la perla, dietro abbiamo le nostre 4 maglie alte e in queste 4 andiamo a fare le nostre maglie basse, quindi una, due, tre e quattro e ci spostiamo dietro la perla successiva dove andiamo a fare le altre 4, quindi una, due, tre e quattro. In questo modo di nuovo. Ci spostiamo dietro la perla successiva, vedete? In questo modo andiamo a fare le maglie basse. Una, due, tre e quattro. E proseguiamo così per 4 giri. Quindi questo qui che abbiamo iniziato più altri 3. Una volta realizzati tutti i 4 giri di maglia bassa, riprendiamo la nostra lavorazione appunto rococò. Quindi avvolgiamo di nuovo 10 volte il filo sopra
il nostro uncinetto, andiamo a puntare nella quarta maglia, quindi 1 2 3 4, facciamo passare il filo con molta pazienza all'interno di tutte le nostre maglie in questo modo, così. Andiamo a prendere una perlina, la facciamo salire così, andiamo a fissarla in questo modo e dietro andiamo di nuovo a lavorare le nostre 3 maglie alte nei punti che abbiamo saltato, quindi 1 2 e 3 e l'ultimo punto nell'ultima maglia, un quarto, quindi sempre 3 più 1 in questo modo, e andiamo di nuovo a fare un giro di tutte perline con questo punto rococò, dopodiché facciamo di nuovo 4 giri di maglia bassa e così via fino ad aver ottenuto l'altezza del borsellino che più ci piace. Quindi io più o meno credo che farò ancora questo giro di perle, 4 giri di maglia bassa e un altro giro di perle. Una volta terminato di realizzare questi giri con le perle e i 4 di maglia bassa in centro, quindi vedete io ne ho realizzati 3 con le perle e in mezzo 8 giri di maglia bassa, 4 e 4, adesso dobbiamo andare a fare il pezzettino qua staccato che va da metà a metà e non comprende i laterali, per poi andarci ad attaccare il nostro click clack in modo che questo si chiuda in questo modo e qui ci attacchiamo il nostro click clack così. Quindi adesso appunto vi faccio vedere come fare. Quindi adesso prendiamo il nostro uncinetto e ci inseriamo esattamente qui a metà, quindi a metà, cioè saltiamo il nostro laterale che è quello che andrà a piegarsi in questo modo, non lo prendiamo e andiamo a puntare qua dove inizia il nostro lato e lavoreremo fino all'altra parte, quindi da qui a qui. Quindi ci inseriamo in questo modo e andiamo a lavorare le nostre maglie basse. Quindi 1 2 3 e andiamo a fare una maglia per ogni maglia sottostante, appunto. Vedete, in questo modo fino ad arrivare appunto qui nell'angolino da questo lato. Lavoriamo le nostre maglie basse. In questo modo. Una volta terminato il giro, voltiamo il lavoro e per ogni maglia bassa che abbiamo realizzato nel giro precedente andiamo a lavorarne un'altra. Quindi andiamo a realizzare un secondo giro di maglia bassa in questo modo. Terminato anche questo secondo giro, iniziamo a fare una diminuzione, ovvero facciamo una maglia bassissima nel primo punto e dal secondo torniamo a fare le maglie alte. La stessa cosa andremo a fare alla fine, l'ultimo punto sarà una maglia bassissima, proprio perché dobbiamo stringerci leggermente salendo per ricreare questa curva del nostro click clack. Quindi adesso lavoriamo tutte le nostre maglie basse. E nell'ultimo punto vado di nuovo a fare una maglia bassissima. Giriamo di nuovo il lavoro e questa volta le maglie bassissime che vado a fare sono 2. Quindi la prima e la seconda. Dopo riprendo a lavorare le mie maglie basse e al fondo di nuovo le ultime 2 saranno maglie bassissime.
A questo punto, questo altro giro lo andiamo a realizzare facendo una maglia bassa per ogni punto che abbiamo. Vedete che già un po' si è curvato, quindi adesso questo giro non diminuiamo, semplicemente andiamo a lavorare tutti i nostri punti. Così come sono. Ancora. Ups. Voilà. E vedete che ci siamo quasi. Dobbiamo fare l'ultimo giro e in quest'ultimo giro diminuiamo di nuovo di un punto, quindi il primo e l'ultimo sono di nuovo mezze maglie basse e tutti gli altri invece punti bassi normali. Dopodiché abbiamo terminato anche questo piccolo pezzettino in più e vi faccio vedere come andare a fissare il clic-clac. Quindi adesso vi faccio vedere come andare a cucire il clic-clac. Io da questo lato l'ho già fatto e adesso vi faccio vedere come attaccarlo anche da questa parte. Quindi per prima cosa vi serve un ago infilato dello stesso filo che stavamo utilizzando. Dopodiché dovete aprire il clic-clac e posizionarlo esattamente dove lo volete. Con il filo dall'ago parto da dentro, mi inserisco nella parte lavorata e nel primo foro. In questo modo e tiro. Voilà, dopodiché mi inserisco nel secondo foro, passo attraverso la mia parte lavorata all'uncinetto e tiro di nuovo, tiro l'ago e il filo, così. Poi dall'interno passo di nuovo nella mia parte lavorata nel terzo foro, in questo modo, e faccio scorrere il filo. Ora mi trovo da fuori, passo prima nel foro del mio clic-clac e successivamente nella parte lavorata. E così via, fino ad essere passata attraverso tutti i fori e ad aver attaccato interamente questa parte. Guardate, ho appena terminato di cucire il mio clic-clac, l'ho anche foderato all'interno in questo modo e questo è il borsellino finito. A me piace veramente molto, spero che piaccia anche a voi. Ho realizzato anche una borsa uguale, insieme è venuto veramente fuori un bel completo. Fatemi sapere le vostre opinioni, mandatemi le foto sulla pagina Facebook se provate a realizzarlo anche voi e io vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi, un bacione!